Poracci, sapete cosa c'è di meglio di una puntata del TG Poro? Niente, ovvio, ma le versioni live del format amato da grandi e piccini sono un evento da non perdere, se amate questo tipo di video. Ci vediamo stasera alle 21.30 sul sito Viola per discutere assieme delle notizie del giorno e anche di qualcosina in più. Bravi comunque che mi avete riconosciuto Final Fantasy VII Remake. Paolo è stato il più veloce di tutti, mentre la risposta sbagliata è di Green Lion, che scrive: cosa succederebbe se Fortnite collaborasse con Final Fantasy? Il problema è che tutto questo è già accaduto e molto spesso la realtà supera la fantasia, anche quella finale. Ma andiamo avanti, di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte pattinate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e dove l'intro dura più del video stesso. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che continuerà anche dopo, in live. Parleremo di un aggiornamento dell'eShop che aggiunge una nuova funzione, di una sentenza d'appello che gioca a favore di noi consumatori, se così si dice, e di tutte le prediction più o meno confermate per i TGA di giovedì notte. Prima di iniziare però vi ricordo che in quanto membri dell'Armata Poraccia siete obbligati a partecipare alla conquista non violenta di YouTube Italia. Tranquilli però, perché si tratta di una battaglia semplicissima. Basta lasciare un like, iscriversi al canale attivando la campanella delle notifiche e ribadire il proprio credo poraccio anche su Twitch e Instagram. Potrei anche consigliarvi Porion per supportare direttamente la realizzazione di questi video, ma non voglio dilungarmi oltre. Ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e riprendiamo una storia che abbiamo seguito con molta attenzione nelle settimane precedenti. Abbiamo finalmente la data di uscita della collection di Uncharted, L'eredità dei ladri, e anche una spiacevole conferma. Il titolo arriverà su PS5 il prossimo 28 gennaio, mentre gli utenti PC dovranno aspettare ancora un po', non essendo stata ancora definita la data per questa versione. Il costo della collection, che racchiude Uncharted 4 e la sua espansione, è fissato intorno ai 50€, e chi possiede già le versioni PS4 dei titoli potrà effettuare l'upgrade per 10€. Ovviamente chi ha riscattato il titolo tramite PlayStation Plus non potrà usufruire di questa offerta. Purtroppo però i rumor si sono rivelati corretti. Nonostante tutte le migliorie apportate dal passaggio generazionale, queste versioni rimasterizzate non avranno la sezione multiplayer dei giochi. Li comprerete lo stesso? Piccolo aggiornamento su Halo Infinite, in particolare sulla sua versione fisica. Da quanto riportato da Digital Foundry, il disco su cui arriva il gioco non comprende tutti i dati necessari per poter avviare Infinite dopo l'installazione su SSD, ma richiede un download aggiuntivo obbligatorio. Non si tratta di una semplice patch da day one, ma di una vera e propria parte mancante che rende totalmente inutile la versione fisica, visto soprattutto che il gioco si può scaricare da Game Pass senza problemi. Ha veramente senso preferire questa versione alla sua controparte digitale? E per finire questa prima sezione c'è una notizia che stava sfuggendo dai miei radar, ed è un aggiornamento sulla questione Chrono Cross Remaster o Remake. Il titolo infatti è tornato a far parlare di sé perché sarà il soggetto di un crossover interno al free-to-play Another Eden, un gacha JRPG uscito sia per mobile che per PC. Il gioco si aggiornerà alla nuova versione il 9 dicembre, una data ormai alquanto sospetta. Probabile che il crossover venga presentato durante dei Game Awards e che magari ci venga infilato appresso anche il reveal della remaster. Secondo voi è possibile uno scenario del genere? Ma passiamo alle notizie del giorno. L'eShop di Switch ha ricevuto un aggiornamento a sorpresa, che a quanto mi risulta non è stato pubblicizzato apertamente da Nintendo. È arrivata infatti una nuova funzione che permette di analizzare delle statistiche per nulla banali. Vediamo di cosa si tratta. Ah, il Nintendo eShop! Scattoso, lento, confusionario e difficile da navigare. Un capolavoro. Non sorprende che anche questa nuova funzionalità sia sepolta nei suoi sottomenu. Andando nella sezione Scopri e scorrendo fino in fondo alla lista degli articoli messi in primo piano, troverete infatti una nuova scheda, quella dei più giocati di recente. Si tratta di una nuova classifica che filtra i titoli in base al tempo di gioco medio più alto nelle ultime due settimane. Questo significa che è possibile capire non solo quali sono i titoli di maggior successo su Switch nel breve periodo, ma anche quelli più giocati negli ultimi 14 giorni. In fondo alla sezione è specificato che entrano in classifica solo i software utilizzati da 1000 o più utenti, ovviamente prendendo informazioni solo da chi ha deciso di condividere le proprie attività nell'impostazione della privacy. Analizzare le prime posizioni è molto divertente. È praticamente il regno dei JRPG,
La gente sembra preferire perla a diamante, e io non l'avrei mai detto. Shin Megami Tensei è giocatissimo anche in Europa, i Danganronpa stanno andando fortissimi e AAA Clock, l'orologio digitale per Nintendo Switch, batte Baldo, Monster Hunter Stories 2, The Binding of Isaac, Xenoblade Chronicles e anche Breath of the Wild. E ok, va bene, è in sconto, ma veramente usate la Switch come un orologio digitale? Siete persone strane. Ma a questo punto, visto che abbiamo la conferma che Nintendo tiene traccia di tutti i log delle attività, perché non reintrodurre il diario delle attività proprio come su Wii, 3DS e Wii U? Era la funzione più bella di tutte. E voi poracci, cosa ne pensate di questa nuova funzione? Ora passiamo a una notizia un po' particolare, ma prima un doveroso quanto breve disclaimer. Perdonatemi se dirò delle imprecisioni per quanto riguarda il linguaggio tecnico della sfera legale. Farò di sicuro casini con termini come corte d'appello, rimandato a giudizio e cose del genere. Ho la stessa competenza e credibilità in questo settore di una puntata di forum su Rete4, quindi io ve lo dico. Se volete siete liberissimi di correggermi nei commenti o di passare in live questa sera per fare le giuste precisazioni. Quindi, cosa succede? Nintendo ha perso una causa legale per quanto riguarda i rimborsi sui preordini effettuati su eShop e, almeno in Europa, potrebbe essere costretta a cambiare le sue politiche nel breve periodo. Ad oggi, per quanto riguarda i diritti di recesso e di rimborsi sui prodotti digitali, i consumatori sono in balia dei proprietari dei negozi digitali. Steam, ad esempio, consente il rimborso se si avvia una pratica di restituzione prima di aver sforato un certo minutaggio di gioco totale, mentre altre compagnie, come Nintendo, non offrono nulla del genere. Su eShop addirittura la situazione è ancora più complessa, perché al momento se si effettua un pre-order non lo si può più disdire a meno di 7 giorni dall'uscita del gioco. Questo perché a una settimana dalla release si effettua il preload, ovvero il download effettivo, che rimane però bloccato fino alla data di uscita. Capite che come situazione è abbastanza assurda e mette in luce tutte le cose che non funzionano del digitale, che dovrebbe invece proporre dei vantaggi lampanti rispetto all'acquisto fisico. Pensate al non poter ridare indietro un gioco se si è ricevuto un regalo sbagliato, o non poter cancellare una prenotazione se si cambia idea. Scenari veramente impossibili nei negozi fisici, mentre gli shop digitali sono tutta un'altra realtà. Avete comprato la GTA Trilogy su Switch? Ve la tenete. E questo è solo uno dei tanti esempi che si possono fare, ma la situazione, almeno per i pre-order, potrebbe presto cambiare. La corte d'appello tedesca ha infatti ribaltato una sentenza che si era espressa a favore di Nintendo, dopo aver esaminato il ricorso dell'associazione dei consumatori tedesca, che spinge affinché gli utenti possano cancellare le loro prenotazioni in un qualsiasi istante prima dell'uscita del gioco. Nintendo ha accettato la sentenza e nei prossimi mesi potrebbe esserci qualche cambiamento sulle politiche dell'eShop. Vediamo come si evolverà la situazione, ma sono curioso di sapere la vostra. Anzi, rispondete a questa domanda un po' da boomer. Ma che senso ha prenotare i giochi in digitale? Voi lo fate? E chiudiamo poracci facendo un po' riassunto di tutto quello che ci possiamo aspettare dai The Game Awards di giovedì notte. Jeff Keighley infatti sta facendo salire l'hype twittando dei messaggi micidiali. Vediamo quali sono e cerchiamo di capire se sono credibili oppure sono solo delle sparate colossali. Allora, partiamo prima dalle cose semplici. È stata confermata l'esistenza di Matrix Awakens, il tie-in del quarto capitolo della saga di Matrix, che uscirà il 1 gennaio 2022. L'esperienza interattiva verrà presentata durante i TGA, offre un Keanu Reeves in CGI impressionante ed è già possibile effettuare il preload su PS5, Xbox Series S e X. Questo retweet invece conferma che saranno presentati durante lo show ben 4 titoli inediti che al day one finiranno sul Game Pass per PC. Le scommesse sono aperte. Poi c'è stato uno scambio epico, o cringe, dipende dai punti di vista, tra Keighley e il profilo ufficiale di Sonic. La mascotte Sega è ufficialmente invitata all'evento, si è scambiata pure dei DM con Keighley. C'è chi punta al primo trailer per il nuovo film di Sonic, altri invece sperano nel reveal del gameplay di Sonic Frontiers, l'open world che dovrebbe rivoluzionare la saga in 3D. Anche il dominio pubblico del sito sembra essere stato registrato da qualcuno, traete voi le vostre conclusioni. Inoltre, in un'intervista con USA Today, Keighley ha affermato che nell'edizione 2021 ci sarà spazio per almeno altri 4-5 annunci del calibro del gameplay trailer di Elden Ring avvenuto durante lo scorso Summer Game Fest. Ah, e ha anche aggiunto che potrebbero esserci nuove notizie sulle produzioni From Software.
E che facciamo? Ci fidiamo? Chiudo col dirvi che anche Atlus ha aggiornato la sua playlist su Steam, aggiungendo un gioco non ancora pubblico tra i titoli sviluppati. La butto lì. Persona 5 per Switch e PC o Shin Megami Tensei 5 per PC e PlayStation? Uno dei due, secondo me, lo vediamo annunciato giovedì notte. Vi ricordo comunque che lo show durerà la bellezza di 3 ore e solitamente non è che i TGA siano proprio entusiasmanti dall'inizio alla fine. Di carne al fuoco potrebbe essercene parecchia, ma preparatevi a passare una notte insonne che non necessariamente saprà pagare il vostro appetito da gamer. Vi farete nottata per questi TGA? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a stasera per una live o a domani per un nuovo video. Voi in ogni caso sapete quello che dovete fare: riposarvi, fare i bravi e nerdare duro. Ci vediamo presto, io sono il Poro eShop, Michele Awards, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Do 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 do.